Ben ritrovati a tutti, benvenuti di nuovo con voi, di nuovo con la corsa su strada, di nuovo con l'appuntamento della Corri nei Borghi 2019. Siamo alla terza prova di questa 14ª edizione e manco a dirlo, dopo la prova di settimana scorsa a Cerete, ad Ardesio, e dove l'acqua ci ha accompagnato, anche se non era un'acqua fortissima, però sicuramente qualche fastidio l'ha creata, anche qui a Bossico questa sera in Valle Borlezza. Siamo qui sotto questa tensostruttura semplicemente perché ha cominciato a piovere verso le ore 14, verso le ore 15 per meglio dire, e sta piovendo ancora. Si spera e ci si auspica naturalmente che nel giro di un'oretta, visto che in fondo alla Valseriana sembra arrivare un po' di chiaro, si spera, ci si auspica che appunto quando inizieranno le gare verso le 20:30, quelle importanti, dalle ore 20 la non competitiva, 20:30 il femminile, 21:30 i maschi, si spera che almeno la pioggia possa cessare. Resterà comunque il problema del percorso scivoloso, però quello sicuramente gli atleti sapranno come adattarsi. Dunque Bossico sull'altopiano appunto della Val Borlezza, altipiano della Val Borlezza, che ospita, mi pare sia al quinto o sesto anno consecutivo, adesso di preciso non lo so, che ospita questa Bossico Running, come viene chiamata, 2019, terza prova del circuito Corri nei Borghi, 14ª edizione. Vediamo alcune immagini, poi naturalmente vi racconteremo tutta la gara. Noi vogliamo anticipare un pochettino quelli che sono i tempi con subito un'intervista da realizzare con il sindaco di Bossico, Daria Schiavi, anche perché del resto come 7 giorni fa ad Ardesio anche questa sera il tempo è abbastanza inclemente. Per la verità ci speriamo che magari fra un'oretta la pioggia, che non è nemmeno forte a dire il vero, però speriamo che possa cessare, che questa sera ritorni ancora una volta questa gara di Bossico con l'entusiasmo che c'è e soprattutto con i numeri di partecipanti che sempre ha avuto. Speriamo, è la prima volta che prendiamo brutto tempo, finora eravamo stati fortunati, c'è sempre una prima volta, speriamo che gli affezionati comunque non ci tradiscano. Certo, devo anche dire effettivamente che Bossico ormai resiste da parecchi anni, a dimostrazione che le tante attività che il comune propone, fra le tante attività c'è anche questa, è un'attività ben voluta, ben frequentata e soprattutto, diciamo così, molto apprezzata anche da tutti coloro che hanno una grande e piccola attività qui in paese. Sì, siamo convinti che insomma tenere degli appuntamenti fissi sia importante. Per questa manifestazione c'è una compartecipazione economica sia del comune che appunto di tante attività, di parecchie attività private, quindi insomma finché riusciamo a mantenerla, certo, andiamo avanti. Fin qui naturalmente la gara che noi vi proporremo fra poco, come giusto che sia. Intanto vedete delle immagini che abbiamo catturato proprio anche durante il pre-gara e questo ci sembra giusto. Adesso invece vogliamo parlare di Bossico come attrazione turistica estiva. Che cosa succede in particolare? Perché piace Bossico? Perché so che ultimamente è una meta anche abbastanza ambita, vuoi per l'altitudine che è sicuramente interessante, insomma intorno ai 1000 metri, vuoi anche perché c'è un bel po' di attività che voi proponete, no? Sì, sicuramente il nostro punto di forza, il nostro valore aggiunto è il paesaggio, è il clima, sono le passeggiate, questo ne siamo sempre più convinti e lo riscontriamo sempre di più. Poi diciamo che i vari gruppi si impegnano anche a proporre delle manifestazioni che ormai sono ricorrenti, sono degli appuntamenti fissi. Cerchiamo ormai di mantenere anche date o perlomeno weekend fissi in modo che la gente abbia appunto dei punti di riferimento. Come in tutti i paesi ormai il turismo è un turismo di passaggio piuttosto che un turismo di 2-3 giorni, una settimana massimo, ovviamente anche Bossico non è un'eccezione, però insomma tutto sommato siamo contenti. Allora mi piace fare questa domanda ai primi cittadini, anche perché ormai Daria Schiavi, lo dobbiamo dire, ha diciamo una certa esperienza, secondo mandato o il terzo addirittura? No, secondo mandato da sindaco. Uno da vice sindaco e uno da consigliere. Viva l'esperienza, insomma, a dimostrazione che c'è anche ultimo mandato. A dimostrazione che c'è anche tanto impegno, però. Beh sì, devo dire che questo l'ho detto anche in qualche intervista in campagna elettorale prima delle elezioni.
sta diventando davvero complicato e credo che si debba fare una riflessione sia a livello locale che nazionale, perché se andiamo avanti così davvero si farà fatica a trovare gente che amministra i comuni, perché soprattutto quelli piccoli, perché il personale sta diventando un problema con tutti i vincoli che ci sono, i segretari ormai sono dei miraggi e conciliare l'attività amministrativa con il lavoro diventa davvero sempre più difficile. Ha perfettamente ragione, se i problemi per quanto riguarda i comuni grandi ci sono e possono essere diversi, magari più politici che non amministrativi, qui è l'esatto contrario. Sì, problemi politici non ne abbiamo, anche perché ormai è diversi mandati che c'è lista unica e anche questo è un segnale non incoraggiante secondo me. Però certi problemi amministrativi, soprattutto di impegno, proprio di ore passate in comune, sindaco, vice sindaco, assessore, qualche consigliere, e quindi insomma diventa complicato. Allora, naturalmente qui c'è l'avviso per tutti coloro che vogliono intraprendere questa attività, non è poi così facile, così semplice, ma vado lì, faccio il sindaco, amministro, e invece assolutamente ci sono problematiche che vanno al di là di quello che è la capacità, l'esperienza, proprio anche come impegno, come ore. Allora, adesso non voglio che sembri un martirio, nel senso ci sono tante soddisfazioni, c'è il rapporto con la gente, però sicuramente non è facile e soprattutto è impegnativo a livello di ore da dedicare a questa attività. Ringrazio il sindaco di Bossico per questa, grazie per l'intervista, grazie, tanti auguri, buon lavoro da qui a quando scade il mandato. Sono stata appena rieletta. Ciao, quindi. Allora ne parliamo magari fra qualche anno, dai. Bene, terminiamo qui questa intervista, che è un fuori programma, ma che vuole anche raccontarvi delle difficoltà, se vogliamo, nell'amministrare i comuni piccoli. Bossico è un piccolo comune, però dobbiamo dire che effettivamente è un comune che si dà da fare per portare alla propria attenzione, proprio qui in Valle Borlezza, all'attenzione un po' di tutti, per portare le varie attività estive e non del paese stesso. Adesso vediamo ancora qualche immagine del pre-gara e poi andiamo direttamente a vedere la gara, innanzitutto quella dei più piccolini. Ed eccoci pronti dunque a vivere assieme a voi quella che è stata davvero una serata intensa, una serata che, come ho detto nelle premesse e nella presentazione della gara, sembrava addirittura dovesse essere quasi tragica, nel senso che il tempo ancora una volta era nemico della manifestazione, e invece ecco che d'improvviso, proprio 10 minuti prima dell'inizio di questa gara, che è quella riservata, sono le gare promozionali riservate ai più piccolini, e ecco addirittura spuntare il sole, insomma, come a dire che sicuramente qualcuno ha aiutato l'organizzazione nel far sì che questa serata, nonostante ci siano un po' le strade bagnate, però dove c'è stata qualche piccola scivolata, ma niente di più grave, è davvero riuscita in pieno, e questo significa davvero aver avuto anche una grande fortuna. Ricapitoliamo il tutto, anche se in fase di presentazione vi ho già più o meno detto tutto, però voglio ricordare che questa quarta edizione, quarto trofeo dell'Altopiano di Bossico, quarta edizione se preferite della Bossico Running, è organizzata dal gruppo sportivo di Bossico con il patrocinio del comune di Bossico, in palio il trofeo Pedretti Serramenti. E come vedete anche da queste immagini, sono tre le gare riservate ai più piccolini, quelle famose gare promozionali che comunque riescono sempre a sollevare l'interesse magari dei bambini, anche se per loro naturalmente è tutto un gioco e niente di più, però sicuramente i familiari ci tengono in particolare e soprattutto vogliono che i loro bimbi si avvicinino a questo sport, e credo che questo sia davvero importante ed essenziale. Allora, avete visto più o meno
meno nelle nostre immagini. Questa era la seconda gara in programma, anzi no, la prima gara in programma, chiedo scusa, fra poco vedrete la seconda, ce ne sono addirittura tre, a dimostrazione insomma anche dell'impegno da parte degli organizzatori. Che cosa dire ancora? Naturalmente al termine di queste gare promozionali ci saranno ci sarà in pratica la gara non competitiva. La lunghezza del tracciato è abbastanza, diciamo così, contenuta, 4 km e 200 metri, anche perché dobbiamo dire effettivamente che qui a Bossico il salitone che porta dalla strada principale porta al centro del paese è abbastanza impegnativo, insomma. Pertanto credo, ecco qua intanto vedete 700 metri per i più piccolini, poi si va ancora 700 metri per questi che sono i mezzani, chiamiamoli così, usando un termine che si usa soprattutto nelle scuole materne, e poi in pratica ci sarà due giri, vale a dire un chilometro e due, un chilometro e tre invece per quelli più grandicelli, perché dovranno compiere due giri. Comunque diciamo sicuramente alla portata di questi ragazzi che cominciano ad essere numerosi, come vedete, piccolini prima, questi che sono in mezzo come fascia di età e che naturalmente vogliono essere lì presenti e naturalmente vogliono così dare qualche soddisfazione a loro personalmente, visto che riceveranno tutti una bella medaglia, come del resto vi mostreremo fra poco, ma poi soprattutto insomma anche qualche coppa certamente per chi magari va a classificarsi nelle prime posizioni. Vi ho detto che era un giro soltanto, invece sono due, come vedete passano, ed è lo stesso tracciato però molto ridotto, non si va nella parte bassa del paese con queste gare, come dicevo, rispetto a quello che sarà la gara della non competitiva. Vi dicevo, tre giri del tracciato per la non competitiva pari a 4 km e 200 metri e che si gareggia proprio tutto all'interno, o perlomeno del territorio comune, del comune di Bossico, questo è certamente noto, ma soprattutto si gareggia, la maggior parte si gareggia proprio nel centro storico, ed è questo davvero il bello. Lo vedrete comunque nelle immagini. Io direi, visto che abbiamo ancora qualche immagine a disposizione per quanto riguarda appunto queste gare, c'è ancora fra poco, oltre gli arrivi che stiamo vedendo, la gara per i più grandicelli. Allora vi mandiamo un po' di musica e poi ci sentiamo all'inizio, proprio poco prima dell'inizio della non competitiva.
E vi abbiamo mostrato anche, le stiamo mostrando ancora, alcune fasi, naturalmente le più salienti, delle premiazioni, anche perché effettivamente carne al fuoco ce n'è parecchia e immagini ce ne sono a iosa anche per quanto riguarda questa terza prova del circuito Corre nei Borghi 2019. Queste sono sempre le immagini relative alle gare promozionali. Adesso una bellissima, guardate che panorama, l'abbiamo già mandato in copertina. Queste immagini le abbiamo già mandate, il panorama che si gode da Bossico sul lago di Iseo, incredibile. E poi invece ci dobbiamo concentrare su quella che era non competitiva, dicevo 4 km e 200 metri il tracciato, sia per la categoria diciamo maschile e femminile che corrono assieme per quanto riguarda queste non competitive, mentre per quanto riguarda la competitiva femminile fra poco sarà sempre articolata sui tre giri per 4 km e 200 metri del tracciato, mentre i maschietti dovranno compiere 4 giri pari a 5 km e 600 metri. Ma questo sarà il dopo, ve ne parleremo naturalmente poi. Adesso concentriamoci, ecco qua la partenza della non competitiva, e qui ci sono nomi di tutto prestigio, anche se viene chiamata non competitiva, insomma, però ci sono dei buoni rappresentanti, non saranno dei campioni, però sicuramente sono dei buoni rappresentanti. Vedete che attraversano, dopo essere stati nella parte che vi abbiamo mostrato per quanto riguarda il passaggio dei ragazzi piccoli della gara promozionale di poco fa, ritornano ancora nella piazza centrale del paese, dove transitano per quello che è il primo tracciato, e da qui adesso scenderanno nella parte bassa del paese stesso, per poi, naturalmente, per quanto riguarda le nostre immagini, fra poco andare a vedere e soprattutto a cercare di capire dove si sposteranno con appunto il tracciato. E soprattutto mostrarvi quella che è diciamo così, il pezzo più impegnativo, il pezzo di tracciato più impegnativo, vale a dire la salita che dalla parte bassa del paese, proprio all'innesto del paese stesso, sale verso la piazza principale, questa che stiamo vedendo. E le vedete adesso, eccole qua nelle immagini. Qui siamo abbastanza in fondo con le immagini, siamo andati a ritroso noi. Vedete che il gruppo, quando arriveranno in piazza dove c'è stata la partenza, praticamente avranno terminato il primo dei tre giri, che vi ricordo è di 1400 metri per ogni giro. E qui, come dicevo, ci sono nomi anche di un certo, diciamo così, una certa importanza per quanto riguarda, come vi dicevo, la gara, la corsa su strada, come quello di Luca Tomasoni, di Andrea Noris, come Tommaso Losman, insomma, Emanuele Bertocchi stesso, ma anche Davide Diotti che abbiamo visto, Paolo Armati, insomma, diciamo tutto sommato che la gara è abbastanza incerta per quanto riguarda l'esito finale. Ecco il perché diventa ancor più bello vedere e soprattutto cercare di godere fino in fondo queste immagini. A livello femminile c'è da battere Laura Tiraboschi, che ha vinto anche ad Ardesio. Naturalmente chi ha seguito la seconda prova nel paese dell'Alta Val Seriana si ricorderà che ha vinto lei, davanti all'intramontabile Laura Benzoni e alla giovane Alessia Baronchelli, nonché anche Alexandra Susa De Lima. Insomma, anche per quanto riguarda il settore femminile, sicuramente qualche sorpresa potrebbe esserci, ma non voglio anticiparvi niente e soprattutto non voglio che, per così dire, insomma, qualcheduno magari si annoia e dici: come, io sto vedendo la gara e tu mi anticipi che cosa è successo. Allora, fra poco andremo a vedere il passaggio con la seconda telecamera proprio nei pressi del traguardo. Qui vediamo la coda del gruppo, se mi concedete, Alessio Gualdi, che il giorno prima della gara ha compiuto i suoi anni, non diciamo quanti, ci mancherebbe, naturalmente da lontano gli auguri. E qui siamo nelle retrovie del gruppo con Nicola Barci, che arranca un po', però lui ce la fa. E poi ecco qua il passaggio con la telecamera guidata da Emi Moretti, che ci mostra il passaggio prima di andare nella parte alta del paese, nel centro storico vero e proprio del paese. Le stesse immagini e stesso tracciato, dicevo, di quelle gare, delle gare promozionali che vi abbiamo mostrato prima. Dunque,
Il tracciato è sicuramente interessante. Il tratto che vedete, proprio questo tratto che poi va a terminare qui, è quello più, diciamo, più impegnativo. Poi ancora nel centro storico, come avete visto anche dai ragazzi, c'è ancora una salitella, però non così, diciamo, lunga, come può essere, questa. Intanto avete visto transitare la, Tiraboschi, ancora lei che guida il gruppo per il momento. Questa invece è la giovane Alessia Baronchelli. Comunque, diciamo che la gara è ancora lontana dal trovare la propria soluzione, soprattutto lì davanti, perché effettivamente ci sono tanti outsider, come si dice usando un termine inglese che non è propriamente da me molto ben pronunciato, ma dicevo ci sono tanti outsider che possono dire la loro. Vi lascio ancora con un po' di musica, ci sentiamo quando la gara avrà trovato, starà trovando, sta trovando la sua conclusione finale. Thank you.
E come vedete nelle immagini, qui vi stiamo svelando un po' la parte bassa del tracciato, quella più lontana rispetto all'arrivo. Vedete il passaggio proprio nella zona verde, il polmone verde di Bossico. A parte che parlare di polmone verde a Bossico è assolutamente fuori luogo, perché qui il verde la fa da padrone in tutti i sensi. Vedete anche che bella passeggiata c'è, la fanno in discesa perché in salita sicuramente sarebbe stata impegnativa, però indubbiamente anche il colpo d'occhio non è assolutamente male. Sono nel corso dell'ultimo giro, gli atleti, dunque fra poco andremo a sbirciare al traguardo e vedere l'arrivo, e vedete che qui transita colei che avrà comunque la soddisfazione Alessia Baronchelli nel momento dell'arrivo. Ed eccolo qua l'arrivo con Emanuele Bertocchi, vedete, piegato in due, ma sicuramente felice per la sua vittoria. Conclude i 4 km e 200 metri del tracciato con il tempo di 14 e 26, secondo posto per Luca Tomasoni, terzo Andrea Noris, l'avete visto, quarto posto per Omar Cattaneo. Vi ricordo questa è la gara non competitiva, quinto Tommaso Losma, sesto posto eccolo che arriva con il 348-49 Danilo Chiarelli, settimo, prima di lui Massimo Bigoni, mi pare di capire, all'ottavo posto Emanuele Magli, al nono Davide Diotti, eccolo qua inquadrato, poi decimo posto per Thomas Faccanoni, andiamo fino al quindicesimo, undicesimo Paolo Armati, e lo vedete qui con il pettorale 351, dietro a lui arriva Riccardo Togni, dodicesimo, tredicesimo Cristian Bresciani, quattordicesimo Simone Losma e quindicesimo Davide Negroni. Questo è l'ordine d'arrivo dei primi 15. Naturalmente adesso manteniamo le immagini e restiamo proprio su queste immagini, perché fra poco vedremo arrivare la prima che andrà a vincere la gara, la prima donna che andrà a vincere appunto la gara al femminile. Non è certamente una sorpresa, è sicuramente era una delle più attese, delle più quotate, e infatti conferma la bontà della sua corsa e va effettivamente a piazzarsi al primo posto. Vedete ancora l'arrivo degli atleti appena prima dell'arrivo, e la vediamo qua inquadrata, vediamo fra pochissimo, ancora eccola là sullo sfondo. Eccola lì, Laura Tiraboschi che va a vincere e dunque a bissare il successo di Ardesio davanti, e qui vi cito tutto l'arrivo di tutte le donne in gara. Al secondo posto Laura Benzoni, dovrebbe arrivare fra pochissimo perché fra le due sono passato davvero poco tempo. Laura Benzoni al secondo posto al femminile, terza Alessia Baronchelli, quarta Susa De Lima Alexandra, al quinto posto Elisa Tempini, sesta Alice Giambusso, al settimo posto Elisa Cucchi, ottava Tiziana Pasini, al nono posto Nicoletta Balduzzi, che va appunto a chiudere l'arrivo per quanto riguarda eccola qua intanto la Alessia Baronchelli, per quanto riguarda la gara al femminile. Dunque anche qui, se vogliamo, nessuna sorpresa, indubbiamente, diciamo che l'ordine d'arrivo è stato, perlomeno per i primi, le prime posizioni, sia al maschile che al femminile, è stato confermato. Se poi magari c'è qualcosa di cambiato, è diciamo dal quarto, quinto posto, terzo, quarto, quinto posto in giù. E adesso, dopo l'arrivo che si sta concludendo delle ultime concorrenti per quanto riguarda questa non competitiva di 4 km e 200 metri, qui abbiamo visto insomma il grande Martinelli che è lì in posa e soprattutto a vigilare che tutto funzioni bene. Non potevamo non mandare ancora un'immagine del lago d'Iseo per prima di andare a raccontarvi che cosa succede nella gara. 3 giri per 4 km e 200 metri, anche qui abbastanza corta, insomma, però anche qui, e attenzione perché qui certamente ci sono i nomi che contano. Sono in 26 le ragazze in gara, non sono tantissime, ma c'è tanta, tanta qualità.
Pensate soltanto alla presenza di Federica Zenoni, insomma, la sorella di Marta, e anche lei ultimamente è con la linquadrata, col pettorale 211, anche lei ultimamente sta facendo davvero bene. Pensate a Chiara Spagnoli, a Gaia Colli dell'Atletica Valle Brembana, insomma, Chiara Spagnoli che difende i colori della Brescia 1950, Sara Bottarelli, ma anche Mara Ghidini o Clara Faustini, Elena Ghidini, insomma. E poi le atlete di casa nostra, io qui vi ho citato le atlete che arrivano tra virgolette da fuori, ma vorrei ricordare che c'è in gara Erika Schiavi, Sara Nadiri, Irene Faccanoni, Giulia Savoldelli, insomma, e poi le atlete del GAV come Samantha Imberti, Alessia Valle, Elena Perola e così via, e poi qualche ragazza Paratico, Atletica Paratico, ecco qui in particolare dell'Atletica Casazza, Maria Teresa Brignoli, ma c'è per quanto riguarda l'Atletica Paratico in gara anche Nadia Calvi, Daniela Vassalli, che è un nome di tutto rispetto, tutto prestigio, anche se la sua specialità non è più la corsa su strada, lei si è, diciamo così, si è tolta parecchie soddisfazioni a livello nazionale, addirittura per quanto riguarda un'altra disciplina, che è quella delle salite un pochettino particolari. E qui vediamo, anche qui come del resto avevamo fatto prima, il salitone, quello che dalla strada principale, la strada principale che porta verso Bossico, vedete che lì davanti col pettorale 212 c'è Chiara Spagnoli, poi col 219 Sara Bottarelli, col 211 la Zenoni e poi Clara Faustini, insomma il gruppo è ancora lì, un po' più staccate, Elena Ghidini l'avete vista in compagnia di Sara Nadir, però prima di loro avete visto transitare anche Erika Schiavi, Irene Faccanoni, insomma gara molto bella, molto accesa. Tre giri anche qui del tracciato, questo tracciato che non sarà selettivo al massimo, ma che sicuramente presenta davvero delle difficoltà. Il passaggio tutto in fila indiana, proprio al passaggio dalla parte bassa del tracciato, il salitone, come vi dicevo, al centro storico del tracciato stesso, che manco a dirlo, ve lo ripeto, è quello praticamente che porta gli atleti nella parte più storica, più importante del paese, e che è fra poco, appunto, che abbiamo visto in precedenza, proprio con le immagini dei ragazzini, proprio passando attraverso quel centro storico, quelle viuzze strette dove una macchina fa fatica davvero a passare. Comunque, la gara anche qui è molto bella, una gara, dicevo, selettiva, e lì davanti, tant'è che lì davanti, tutte quelle che sono considerate, intanto vediamo altri passaggi che Cinzia Maffesi in particolare, dicevo, tant'è che lì davanti tutte quelle che sono erano state, diciamo così, citate come possibili protagoniste, non si sbloccano, non si sbloccavano, perché avete visto che adesso l'iniziativa è stata presa da Gaia Colli e mi pare dietro a lei Chiara Spagnoli. Si sono staccate proprio nella salita verso il centro storico del paese e dunque qualche cosa sta cambiando. Io non voglio raccontarvi nulla di più per quanto riguarda l'esito della gara, vi lascio ancora con un po' di immagini, ci sentiamo nei pressi del traguardo, proprio qualche centinaio di metri prima, per raccontarvi l'esito, scontato o meno, ve lo lascio giudicare a voi. Yeah.
E mentre cominciano ad accendersi i fari e soprattutto comincia già sceso il sole, le prime, diciamo così, le prime ombre della serata cominciano a farsi notare, anche se vedete l'esatto contrario, il sole qui è ancora, il cielo qui è ancora abbastanza chiaro, però tutto sommato vedete che qualche zona d'ombra c'è. E sono nel corso dell'ultimo giro le atlete, dunque quando andremo con le immagini al traguardo vi dirò anche cosa è successo e soprattutto chi è che si presenterà prima. E questa sì, certamente è una bella sorpresa, ma non la scopriamo certamente adesso, la vincitrice. Andiamo anzi subito con le immagini al traguardo, eccola qua ed è la giovanissima categoria Promesse, difende i colori dell'Atletica Valle Brembana, Gaia Colli, che chiude i 4 tre giri del percorso 4 km 200 metri con il tempo di 14:55. Secondo posto per Chiara Spagnoli della Brescia 1950, terzo Sara Bottarelli della Free Zone, quarto posto per Federica Zenoni della Bergamo 1959, quinta Mara Ghidini della Brescia 1950, sesto posto per Clara Faustini della Running Team, settima Elena Ghidini dell'Atletica Brescia, che è la sorella di Mara dell'Atletica Brescia 1950, e poi dall'ottavo al decimo posto, anzi all'undicesimo posto, quattro atlete del pool delle società di atletica dell'Alta Valseriana: ottava Erika Schiavi, nona Irene Faccanoni, decima Sara Nadir e undicesima Giulia Savoldelli. A seguire poi quattro atlete del Gavvertova: Samantha Imberti, Alessia Valle, Alice Mistri ed Elena Perola, e poi ancora altri atleti. Anche perché adesso, mentre continuano gli arrivi, io vorrei darvi subito quelle che sono le categorie. La classifica a livello di categoria. Vi dicevo che Gaia Colli è stata la prima in assoluto ed è anche la prima naturalmente della categoria Promesse. Al secondo posto in questa speciale categoria è Federica Zenoni, terza Mara Ghidini. Per quanto riguarda la categoria allieve, una sola atleta in gara ed è Alice Mistri che naturalmente si aggiudica il primo posto. Per quanto riguarda invece la categoria junior ed è Elena Ghidini, la sorella di Mara, che vince questa categoria davanti a Giulia Savoldelli, al terzo posto Giorgia Faccanoni. Nella categoria senior, invece, vince la categoria Chiara Spagnoli, che è arrivata seconda assoluta, al secondo posto Sara Bottarelli, terza assoluta, e poi Clara Faustini. Poi le categorie senior femminile 35-40, al primo posto Samantha Imberti davanti ad Elena Perola e al terzo Daniela Vassalli. Per quanto riguarda la categoria senior 45 e oltre, primo posto per Anna Carla Gherardi, che bis il successo di Ardesio, difende i colori dell'Atletica Valle Brembana, seconda Nadia Calvi e terza Elisa Pelliccioli. Vi ho più o meno detto tutto, mentre stanno giungendo all'arrivo altre atlete, ma ormai siamo in conclusione. Adesso vorrei, mentre vediamo ancora questi ultimi arrivi, vorrei spendere due parole sulle immagini che vi proponiamo subito dopo, perché a Bossico il giorno successivo a questa gara, vale a dire il 3 e il 4 di questo mese, settimana, c'era la festa del pane e di patate. Una famiglia ha allestito questa sceneggiata, questa scenetta davvero molto bella, che ci fa riandare con la mente con quelli che erano i tempi di una volta. Il pane che si faceva con le patate. Ecco qua, insomma, quello che è stato preparato. Naturalmente non possiamo mostrarvi altro perché la festa si è svolta il giorno dopo di questa gara, i 2 giorni, il weekend successivo, qui era venerdì sera. E adesso invece concentriamoci su quella che è la gara riservata ai maschietti. Li vedete qua pronti al via. 4 km, chiedo scusa, 4 giri del tracciato per 5 km e 600 metri per loro. Vedete, sono discretamente numerosi, sono in 57 alla partenza, e anche qui nomi certamente, anche perché c'è una bella tradizione, insomma, qui le redini del gruppo sportivo di Bossico e di tutta l'organizzazione ce le ha in mano Martinelli. Insomma, quando Martinelli
diciamo così, fa una cosa, cerca di farla al meglio. Allora, grazie all'influenza che ha sempre avuto, le conoscenze, eccetera, è riuscito a portare atleti di un certo prestigio, come i due portacolori dell'Atletica Casone Noceto, vale a dire Francesco Agostini e Ahmed Almazzouri. Non li scopriamo adesso, anche recentemente, Ahmed Almazzouri l'abbiamo sentito al campionato europeo, insomma, questo è sinonimo anche di una grande presenza e certamente anche di grandi soddisfazioni. Vedete, ahimè, è questa la nota negativa di tutta la serata, a parte il maltempo che ci ha fatto penare, che le ombre della sera qui sono partite alle 21:30. Alle 21:30 ormai c'è buio e noi dobbiamo sfruttare soltanto alcune fasce di luce, non possiamo diversamente. Allora ci dovrete perdonare subito se queste immagini non sono certamente belle a vedersi, ma non si può fare diversamente. Abbiamo cercato di sfruttare i punti luci, però abbiamo cercato anche di andare a vedere altri passaggi sul percorso, non sempre quelli che vi abbiamo mostrato finora. Però, insomma, le critiche naturalmente sono ben accette, ma non potevamo e non possiamo fare diversamente. Quando c'è buio, c'è buio, anche usando l'eventuale faretto che si può posizionare sulla telecamera, ma non si risolverebbe niente perché i faretti vanno bene se le immagini sono colte nell'ambito di 1,5 m, 2 m, insomma, non di più. In questo caso bisognava avere un faro gigantesco per poter illuminare, però un faro che si può portare da una parte all'altra è veramente difficile. Perdonateci, ma tutto quello che vi possiamo offrire è questo qua. Secondo me, ecco, forse anche, diciamo così, sotto l'aspetto organizzativo, magari farli partire alle 9 invece delle 21, invece delle 21:30, magari si potrebbe ottenere qualcosa in più. Questo è il salitone, ed attenzione, perché se mi sono soffermato sul fatto che le immagini non sono belle, non si sono certamente soffermati Ahmed Almazzouri e Michele Palamini, che hanno già staccato, o perlomeno hanno già lasciato a debita distanza gli immediati inseguitori. Vi parlerò ancora fra poco, anche perché dicevo ancora della presenza di altri atleti, oltre a El Mazzuri e Francesco Agostini da Casone Noceto, c'è Luca Magri dalla Recastello che sta facendo davvero bene. Michele Palamini, l'ho già citato, è stato grandissimo ad Ardesio, insomma ci crede, ha trovato la sua tranquillità, il portacolore del Gavertova, e adesso sta davvero facendo bene, sta ritornando il Michele che abbiamo scoperto qualche anno fa. Poi c'è anche un certo Kabir Isham del Centro Sportivo Sanrocchino, c'è Batel Abdellatif, insomma, del Rodengo Saiano, Jacopo Brasi, sempre del Rodengo Saiano, poi Filippo Ba, Alessandro Lotta, Matteo Bossetti dell'Atletica Valle Bergamasche, così come dell'Atletica Recanati, pensate un po', Michele Belluschi, insomma, tutti atleti, ma non vorrei dimenticare qualcun altro, tutti atleti che possono effettivamente dire la loro, anche se lì davanti, li abbiamo visti, mi pare che non stiano assolutamente scherzando, El Mazzouri e Palamini ci credono e soprattutto stanno cercando, eccoli qua ancora, Palamini in prima posizione, Ahmed El Mazzouri in seconda, ma sarà una lotta gomito a gomito fino alla fine, ve lo posso garantire. Non voglio svelarvi altro, vi ricordo, 4 giri del tracciato, questo è il passaggio al termine del primo giro, dunque ne vedremo ancora e certamente avrete soprattutto la possibilità di godere la gara. Come vi ho detto, ci sarà poi nel corso del terzo giro. Noi ci siamo spinti nella parte bassa ancora del tracciato e lì doveva esserci un faro che ha funzionato fino a pochi istanti prima del passaggio e voi sapete un faro anche abbastanza potente, insomma, praticamente è saltato e non c'è stato nulla da fare. Ci sono immagini che quasi quasi non le volevo mettere, ma è solo per documentarvi anche con quale difficoltà ogni tanto ci troviamo a riprendere, soprattutto quando scendono le ombre della sera, della notte. Bene, un po' di musica e ci sentiamo magari fra poco.
Rientriamo con il commento e come potete vedere dalle immagini inizia proprio partendo dalle immagini a destra, vedete sulla sinistra c'è chi deve fare ancora il giro nella parte alta del centro storico del paese e qui, come vi dicevo, sono nella zona dove doveva esserci quel faro che non ha funzionato e vedete che le immagini sono veramente davvero brutte, insomma, del resto concedetecelo, abbiamo comunque cercato di mostrare così quello che indubbiamente avevamo a disposizione, però terminiamo subito qua anche perché ci rendiamo conto che le immagini non sono certo belle. Finito il terzo giro, attenzione, sono transitati, adesso andranno nella parte questi atleti, qui siamo sul terzo e il quarto, nella parte alta, dicevo, il centro storico del paese, dove in pratica fra poco ritorneranno e andranno ad intraprendere l'ultimo dei quattro giri. Pertanto sarà tutta una gara bella da vedere, soprattutto in questi ultimi 1400 metri. Apprestiamoci dunque a vedere l'arrivo, ormai queste sono le ultime immagini che abbiamo sempre nella zona più oscura del tracciato e poi ci tuffiamo al traguardo dove in volata, davvero in volata, eccolo qua, Ahmed El Mazzouri dell'Atletica Casone Noceto va a chiudere i 5 km 600 metri con il tempo di 16:57. Secondo posto per un grandissimo irriducibile Michele Palamini del GAV, al terzo posto, eccolo lì, intanto Ahmed, atleta di grande prestigio, insomma, Ahmed El Mazzouri, non lo scopriamo adesso. Terzo Francesco Agostini, quarto Luca Magri della Recastello, grande gara la sua, gesto anche di amicizia fra i due. Al quinto posto Kabir Hisham, eccolo qua in quadrato del San Rocchino. Sesto Batel Abdellatif, anche per lui, grande gara per il portacolore della Rodengo Saiano, che ha preceduto il suo compagno di squadra. Settimo Jacopo Brasi, ottavo Matteo Bossetti, al nono posto Alessandro Lotta e al decimo Filippo Bacchi, avete visto. Undicesimo Michele Belluschi, dodicesimo, eccolo qua il Belluschi,
Il dodicesimo Nicola Nembrini, lo vedete, al tredicesimo posto Mattias Guerini del GAV, così come Nicola Nembrini del GAV, quattordicesimo Amuk Abdellajabbar dell'Atletica Stezzano e al quindicesimo Pietro Cambianica del Pool delle società di atletica. E mentre io vi lascio gustare ancora questi arrivi che abbiamo a disposizione attraverso le immagini, voglio ricordarvi la classifica per categorie. Dove al primo posto per quanto riguarda la categoria allievi, e qui inizio naturalmente dai più giovani, si classifica Pietro Cambianica davanti al portacollo Pietro Cambianica che è del pool delle società di atletica, al secondo posto Stefano Pedrana del GAV e terzo Luciano Bedin del team A Lombardia. Per quanto riguarda la classifica junior, l'unico atleta in gara è Lorenzo Bonomelli dell'Atletica Paratico, naturalmente il primo posto è tutto suo. Poi andiamo alla categoria promesse, dove si aggiudica il primo posto il terzo assoluto al traguardo, vale a dire Francesco Agostini davanti a Kabir Isham e al terzo posto Alessandro Lotta. Abbiamo quindi la categoria senior e qui naturalmente primo, secondo e quarto posto proprio per gli atleti appartenenti a questa fascia di età, il primo posto Ahmed El Mazzouri, secondo Michele Palamini e terzo il quarto al traguardo Luca Magri. Per quanto riguarda i senior master, andiamo nella fascia di età dei più giovani, dove il primo posto è andato a Batel Abdellatif, secondo Giovanni Bos chiedo scusa, secondo Giovanni Bosio e terzo Claudio Gamba. Per quanto riguarda la categoria 45-50, il primo posto senior master 45-50 Marcello Patelli, al secondo Alessio Seghezzi e terzo Roberto Bonomelli. Ancora per quanto riguarda la categoria Senior Master 55, primo posto a Paolo Tomasoni, secondo posto per Michele Bigoni e terzo Luigi Forchini del gruppo sportivo Alpini. Questo è l'ordine di arrivo, mentre vedete gli ultimi, l'ordine di arrivo per categoria, vedete gli ultimi al traguardo. Vi ricordo che questa era, per quanto riguarda la Corri nei Borghi, 14ª edizione, dove peraltro, e qui è una nota e ci sembra giusto ancora una volta sottolinearlo, in palio per la società che andrà a classificarsi al primo posto c'è il trofeo alla memoria di Danilo Fiorina. Vi dicevo, questa era la terza delle 5 prove del circuito Corri nei Borghi. Come dicevo, giunto alla 14ª edizione. Sono 5 le prove, la prossima sarà venerdì di questa settimana per voi che naturalmente state vedendo questo servizio, venerdì 9 agosto e poi il tutto si concluderà sabato 17 di agosto in quel di Parri, mentre a Sovere il gruppo sportivo Alpini darà ancora una volta la carica, l'entusiasmo per far sì che anche quella gara, come del resto questa di Bossico, resti comunque negli annali e nella storia di questo circuito, come del resto è stato. Adesso qualche immagine ancora, anzi abbiamo quasi concluso per quanto riguarda gli arrivi al traguardo, vi ho più o meno raccontato tutto, un'immagine di notte del centro sportivo del paese di Bossico, il campanile illuminato, solo 10:05 minuti, vedete anche dall'orologio, e questa è la chiesa parrocchiale, campanile preso da lontano, alcune immagini delle premiazioni che naturalmente sono state come al solito ricche di soddisfazioni per tutti, proprio visto quanti premi c'erano in palio. Il tutto è avvenuto nella piazza centrale del paese, proprio fuori, vedete lì sullo sfondo, dietro al podio c'è il portale d'ingresso della chiesa parrocchiale, Daniele Martinelli e il titolare della Serramenti Pedretti, che naturalmente posano per Serramenti Pedretti, che vi ricordo ha messo in palio il trofeo Pedretti Serramenti per questa terza tappa del circuito Corri nei Borghi e dicevo il portale della chiesa che fa da contorno, ha fatto da contorno, ma tutta la piazza principale del paese a questa splendida gara, la terza della Corri nei Borghi 2019.
grande successo anche di pubblico che si è, ecco, lo dobbiamo dire, racchiuso proprio tutto all'interno, proprio lì dove c'era la piazza, anche perché, come vi dicevo, poi quando le ombre della sera sono scese non era assolutamente facile, vedete anche il sindaco Daria Schiavi. Diciamo, momento delle premiazioni sempre presente, vi ricordo che la gara naturalmente ha avuto anche il patrocinio del comune di Bossico, oltre che l'organizzazione del gruppo sportivo di Bossico. Insomma, una bella serata, non c'è da dire, una serata di sport, una serata che ha visto tanti protagonisti, che soprattutto questi protagonisti hanno reso ancora una volta, oltre che partecipe tutto il pubblico, ma hanno fatto capire ancora una volta come il movimento dell'atletica leggera nei nostri paesi, quello che è alla base del successo, poi anche di questo successo, parlare di successo è magari ancora un po' presto, ma sicuramente qualche cosa si è mosso a livello giovanile proprio grazie ai campionati europei che abbiamo visto e grazie ai tanti protagonisti italiani che si sono fatti valere. Vuol dire che finalmente qualcosa si sta muovendo. Io, che sono stato nel mio piccolo, per carità, senza nessuna pretesa, fino a poco tempo fa un, diciamo così, piuttosto critico su quello che erano i risultati, anche se non sono ancora questi risultati, non sono ancora eclatanti, devo ricredermi effettivamente e dire che i recenti campionati europei qualcosa di buono si è visto e questo sta a dimostrare che forse siamo sulla strada giusta, si è sulla strada giusta e che forse proprio questa strada va percorsa ancora con più insistenza da parte delle società. Certo, non è assolutamente facile, è inutile star lì a sottolinearlo, perché effettivamente organizzare una gara come può essere questa, come possono essere le altre, anche a livello più impegnativo, che richiedono sforzi di persone, sforzi economici, sforzi insomma in tutti i sensi per far sì che possa riuscire, certe volte insomma questi sforzi possono essere anche ripagati. E adesso, come dicevo, il movimento che sembra essersi ritrovato e soprattutto le soddisfazioni che sembrano ritornare ancora per quanto riguarda l'atletica, non soltanto a livello giovanile, insomma, pare che ci faccia capire che si è sulla strada giusta per rinverdire quelli che sono stati i fasti di uno sport che in Italia ha sempre avuto grandi interpreti e grandi estimatori. Con questo è tutto, ultime immagini che vi giungono da Bossico, ricordo a tutti il 9 di agosto, a partire dalle ore 20 in quel di Sovere, per la quarta tappa del circuito Corriere Borghi. Buona serata a tutti.